Il nostro spazio consueto con la cucina del cuore, oggi ospite Rossanina, Rossanina esperta di cucina speciale. Grazie Rossanina per essere qui insieme con noi, grazie, presenza molto gradita qui nei nostri studi. Ovviamente abbiamo sempre detto che la stagionalità dei prodotti è la cosa più importante, nel senso che bisogna sempre legare il piatto al periodo dell'anno in cui viene preparato. Ci prepari oggi esattamente oggi che cosa? Oggi faccio degli spätzle di zucca, quindi mai stagione più centrata con la zucca, conditi semplicemente con del burro e salvia, ma sarebbero buonissimi anche conditi con tartufo e i funghi. Quindi sa tanto, direi, di Tirolo questa, sì, questa ricetta? Sì, sa tanto del nord Italia, sud Austria, quindi zona comunque del nord. È un piatto che ben si adatta al calore, ben si adatta al caldo di casa quando fuori cominciano i primi freddi, insomma. Siamo curiosi, prego Rossanina. Allora, comincio con una polpa di zucca già cotta, in questo caso era una zucca delica. Allora, la zucca delica è quella che si trova anche in giro nei supermercati in questo periodo, che è la zucca quella verde un po' schiacciata, un po' bassetta. Io metto subito via questo e su questa l'ho cotta in forno per avere una polpa asciutta, perché altrimenti si rischia di avere troppo liquido. Quindi l'ho cotta in forno, tagliata a specchi e cotta in forno a 180 gradi fino a quando la polpa non veniva via con il cucchiaio ed era così morbida. Su questa ci vado ad aggiungere un uovo. Questi sono più o meno 200 grammi di polpa di zucca, tanto per rendersi conto più o meno per le dosi. Poi si fa un pochino a occhio, perché la cucina non è pasticceria in questo caso, e quindi si deve andare un pochino a occhio, sempre sperando che poi quando si vanno a cuocere non si sciolgano, perché sennò diventa una zuppa di zucca e noi ce la giochiamo sempre in maniera alternativa, dobbiamo essere sempre pronti, ecco, a fare Rossanina, cose diverse. La zucca dal solito deve essere morbida, ma non troppo morbida, intendo dire. La zucca deve essere abbastanza morbida da poter diventare una sorta di crema, come in questo caso, perché altrimenti se rimane un po' troppo consistente, quando andiamo a lavorarla in cottura, poi il problema è che, intanto accendo il fornello, in cottura il problema è che poi si rischia che si sciolga, perché non, certo, si lega bene. Quindi io ho mescolato un uovo in modo che sia ben preso dalla zucca, e a questo punto aggiungo un po' di farina di riso. Farina di riso perché, come si diceva prima, alimentazioni speciali, cucina speciale, quindi una cucina che vada bene a diverse categorie di persone. Ecco Rossanina, vogliamo chiarire un po' questo concetto, perché esperta di cucine speciali? Allora, io sono celiaca, intollerante al lattosio, allergica al nickel, ce l'ho tutte io, e ho sempre gradito mangiar bene. Cioè, la cosa secondo me più importante è quando si sta a tavola. Tra le tante cose è anche una grande professionalità, permetti. Grazie. Quando si va a tavola, secondo me è fondamentale mangiare bene, anche se abbiamo delle limitazioni. Questo non vuol dire che ci dobbiamo limitare il piacere. Abbiamo una limitazione di scelta di ingredienti, di selezione di ingredienti, ma il piacere deve essere sempre il solito. Quindi in questo caso, con la farina di riso, il prodotto diventa idoneo anche per chi è celiaco. Ovviamente in questo caso la farina di riso deve avere la scritta senza glutine in etichetta. Quindi lavoro e impasto bene fino a quando non ottengo un composto un pochino più denso, certo, per dargli un gusto un pochino più ampliato. Aggiungo un pochino di latte, non più di tanto. Per gli allergici al latte si può utilizzare una bevanda alternativa o anche semplicemente, ecco qua, o anche semplicemente un pochino di brodo vegetale. Di brodo vegetale, latte evitando, preferibilmente parzialmente scremato? Ma il latte, allora, se stiamo attenti alle calorie, sì, parzialmente scremato. In questo caso si tratta di un latte senza lattosio, in modo da poter andare bene anche alle persone che hanno problematiche con il lattosio, e è un parzialmente scremato perché non riesco a trovarlo facilmente io quello con E quindi si fa questo al concetto di cucina speciale, in fondo. Esattamente, esattamente. Quindi a questo punto gli gnocchetti sono, l'impasto è quasi pronto, io qua sto facendo un gran macello, no, nessun come macello, sempre, nessun perché, ma voglio dire, la maga merletta, la maga sporchetta, dico io sempre, per cui a questo parte punto. In cucina, dico, è necessaria anche una certa libertà, voglio dire, perché altrimenti basterebbe aver avuto una ciotola un po' più grande, ma io mi sono presa una ciotola a mia dimensione e quindi la cosa è così. Allora, a questo punto alzo un po' la temperatura di ebollizione, strumentino per gli spätzle. Allora, lo strumentino è questo,
In pratica io metto l'impasto qui all'interno e scorrendo l'impasto mi cade nell'acqua bollente. Vediamo, siamo perché c'è tutta una strategia. Ora, mi sembra. Vediamo, no? Speriamo che non si sciolgano. No, no, perché devono perché il rischio c'è sempre quando si fanno gli spezzi. In realtà cosa si fa normalmente? Quando si fa la prova, come con gli gnocchi. Si fa la prova, si mettono in cottura una parte e si vede come funziona, come funzionano. Certo. Allora, a questo punto, questo me lo metto via e mi prendo una ciotolina per metterli una volta che sono cotti. Questa qui l'acqua non bolle, ma noi intanto procediamo, salo un po' l'acqua perché giustamente l'acqua deve essere salata. È un sale particolare questo? Sì, questo è un sale di Maldon, ecco. Ma in realtà non lo utilizzo, diciamo la verità, non lo utilizzo per le cotture nell'acqua, cioè certo. Per bollire normalmente non lo utilizzo, solo che avevo il pacco grande degli altri sali per venire in trasmissione normale, e poi quando no? ti mettevo qua bellino il sacchettino, questo così, esatto. E quindi ho detto vai, andiamo in questo modo, l'acqua comincia a bollire e quindi prendo un po' di impasto, lo inserisco qua. Il tempo di cottura è lo stesso degli gnocchi? Immediato, praticamente quando vengono a galla. Ah, ma sono molto piccoli. Sono piccolini perché praticamente l'impasto cade da quei microfori che avevo fatto vedere prima e quindi gli gnocchi vengono dei pallozzini. È proprio una caratteristica degli spezzole questa? È proprio una caratteristica, vengono più o meno a goccia in base al... questo lo togliamo, più o meno a goccia in base alla consistenza dell'impasto. Ecco, si stanno già sciogliendo, ovviamente, come avevo detto. Ecco, si sono sciolti. E vai, allora. Poca farina e allora, siccome questi si sono sciolti perché c'era poca farina, andiamo a riprendere. Così facciamo subito vedere come si fa. Esatto. Quando viene, perché l'acqua bollirà anche troppo. Quindi mettiamo tutta la farina. Quindi per aumentare la consistenza. Per aumentare la consistenza e quindi si va con questi più densi. E con questi si toglie la parte che si è sciolta. Come certo, vi dicevo, bisogna sempre fare la prova, perché meno farina si mette più buoni sono, però c'è sempre c'è sempre il rischio che poi possano perdere consistenza. Passati. Ecco, sono abbassati puntualmente. Ok, allora a questo punto si riparte da capo e si spera che stavolta vengano. Ma questo serve anche per far capire esattamente certo. La necessaria attenzione che è necessaria. Certo, per... in cucina bisogna sempre stare attenti e sempre sperare che le cose vengano, perché eccoli qua, stanno venendo a galla. Quindi e infatti, li tiriamo vedo, su. Confermo che stanno venendo a galla. Quindi deve essere praticamente quasi immediato. Eccolo qua, eccoli. Li tiriamo su. Ovviamente insieme agli gnocchetti viene su anche lo gnocco sciolto di prima, ma noi... Eccoli qua, vediamo un po' se si riesce a far vedere. Ok, tanto comunque li mettiamo poi nel piatto. Un piatto anche abbastanza difficile da preparare, intendo dire non difficile tanto come preparazione in sé, ma per i tempi da rispettare. E allora in realtà la cottura è molto breve, per cui qui ci salviamo. Il problema è, come si diceva prima, il fatto che si rischia che non siano ben densi e quindi si sciolgano. Allora, vediamo un po', ne facciamo altri due da mettere in cima. Qui si schiaccia. Per essere più sicuri nel caso in cui le prime volte uno abbia più timore, si può aumentare, invece che aumentare la farina, aumentare l'uovo. Aumentare l'uovo. In quel caso aumentando l'uovo... Eccoli qua. Aumentando l'uovo si addensano di più. Però è sempre un discorso di equilibrio, capito? Di equilibrio, cioè più... certo, è un piatto, voglio dire, diverso dalla nostra tradizione toscana, intendo dire, no? Sicuramente, togliamo via quest'uovo. Allora, prendiamo il piatto, li mettiamo sul fondo, togliamo un po' l'acquetta che si è formata. Che hanno comunque la loro consistenza. Hanno una consistenza morbida, ovviamente. Ecco qua. In teoria, Rossanina, potrebbero essere mangiati anche col cucchiaio? Sicuramente, molto spesso si mangiano con il cucchiaio e qui c'è
un burro nocciola, quindi è un burro molto cotto, un burro che ha, come dire, ha esaltato il profumo della nocciola, ha esaltato il profumo del formaggio e ben si sposa con la zucca. Ecco, e decoriamo. Mettiamo anche il piatto. Due fogliettine di salvia, e se fosse stata una salvia fritta sarebbe stata anche meglio. E ecco, spazzole di zucca. Spezie di zucca. Molto morbidi, anche troppo. Grazie, grazie davvero a Rossanina per essere stata qui insieme con noi. Un piatto, questo, del tipico di questo periodo dell'anno, tipico che rispetta quindi appieno la stagionalità. Per via della zucca. Grazie ancora Rossanina. Grazie a voi.